i limoni, alimento conosciuto già ai tempi degli antichi greci, ricchi di vitamina C, alleati del sistema immunitario, utili per la salute della pelle, per favorire la digestione e regolarizzare l'attività intestinale. Insomma, da utilizzare per tutto. O forse no? Ciao a tutti amici Ombriverse e benvenuti in questo nuovo video. Oggi affronteremo un argomento a dir poco controverso in ambito casalingo brassicolo e nel farlo non sarò solo, come avrete sicuramente intuito dall'intro. Ad accompagnarmi ci sarà Matteo, Berlo per gli amici, che ha accettato di buon grado la mia proposta di scrivere e girare un video a quattro mani. Per chi non lo sapesse, anche Matteo è uno youtuber e quindi mi farebbe molto piacere se decideste di iscrivervi al suo canale. Veniamo subito al punto. Usare succo di limone per acidificare il mesh è una stronzata. Ci sono modi molto più intelligenti, ma soprattutto precisi per farlo, e ne parleremo tra pochissimo. Quando e perché si è diffusa questa terribile usanza tra gli home brewers non ci è dato saperlo. Probabilmente qualche vecchio libro, oppure qualche blogger o youtuber che, dimenticando di avere una responsabilità verso chi lo segue, ha deciso di introdurre concetti approssimativi in rete. Sta di fatto che ad oggi sono tantissimi gli homebrewer che sui vari social dichiarano di utilizzare questa tecnica. E noi oggi proveremo a spiegarvi perché non è consigliabile utilizzare il succo di limone utilizzando l'unica arma che abbiamo dalla nostra parte, ovvero l'approccio scientifico. Spesso capita di imbattersi in molti homebrewer che acidificano l'acqua di mesh e di sparge con del succo di limone. L'approccio di molti novizi è quello di chiedere quanti millilitri di succo di limone, o peggio ancora quanti limoni, mi servono per acidificare una certa quantità di acqua, che sia del mesh o dello sparge. Questa domanda non ha e non può avere una risposta, principalmente per due fattori. In primis, ogni cotta può abbisognare di più o meno acido per arrivare al pH desiderato, e questo dipende dal tipo di acqua che stiamo utilizzando e dal grist che abbiamo scelto per la nostra birra. A seconda della ricetta e dei minerali disciolti nell'acqua che stiamo utilizzando, la discesa del pH verrà favorita oppure meno. Il secondo fattore dipende da lui. Ogni limone è diverso dall'altro. Infatti, anche volendo riproporre la stessa cotta con lo stesso impianto, stessa ricetta, stessa tipologia di acqua, stessi millilitri di succo di limone, stesso grist, potremmo trovarci di fronte a un risultato differente. Questo è principalmente dovuto al fatto che ogni limone è differente, come dicevamo, e ciò quindi implica che ha un pH, un'acidità differente l'uno dall'altro. Per varie ragioni, in primis la qualità del limone, l'annata, la zona di provenienza, il grado di maturazione del frutto. Quello che ha appena detto Matteo già dovrebbe essere sufficiente per lasciar perdere questo metodo, ma io non mi accontento e voglio andare ancora più in profondità. Se consideriamo coloro che dichiarano di utilizzare il succo di limone, questi si dividono essenzialmente in due categorie. Quelli che usano i limoni in abbinamento al pH-metro, e di questi ne parlerà tra poco Matteo, e quelli che usano i limoni affermando che il mesh sia correttamente acidificato, senza però effettuare alcun tipo di misura. In quest'ultimo caso, secondo me, queste persone non stanno facendo birra, stanno mettendo semplicemente insieme degli ingredienti, senza alcun controllo, con la speranza che il risultato possa assomigliare vagamente alla birra. E magari autoconvincendosi che sbagliare di poco, in fin dei conti, sia accettabile. Ed è proprio questa convinzione ad essere sbagliata, perché il pH è in scala logaritmica. La scala logaritmica allarga lo spazio tra i valori piccoli e al contempo comprime i valori grandi, permettendoci di visualizzare valori molto diversi tra loro, conservando una certa risoluzione sui valori bassi. Che cosa significa? Significa che tra 5.2 e 5.5 pH c'è una bella differenza. Pensate a titolo d'esempio alla differenza tra Gose e Berliner Weiss.
Pensate che sia solo il sale e il coriandolo a fare la differenza? In realtà una delle differenze sostanziali sta nel fatto che le gose sono meno acide, con un pH tra 3.5 e 3.6, mentre le Berliner Weiss sono più acide, con un pH medio intorno a 3.2-3.3, e vi assicuro che la differenza si sente. Premesso ciò, è evidente che l'unico modo che abbiamo per sincerarci di quello che stiamo facendo è quello di utilizzare un pH-metro. Ma a questo punto, visto che abbiamo un pH-metro, perché non utilizzare un acido specifico? Un acido lattico, acido citrico, acido fosforico. Oltre ad essere più facile da usare, ci vengono molto incontro nel caso sia necessario fare un aggiustamento, perché sarà più semplice conoscendo la chimica della nostra acqua. L'acqua è l'elemento più presente dentro la nostra birra e parimenti importante a tutti gli altri. Quindi, esattamente come programmiamo e pesiamo i grani e i luppoli, come andiamo a fare il calcolo del pitching rate, del corretto pitching rate del nostro lievito, dobbiamo anche andare a calcolare le quantità di sali disciolti nell'acqua e il suo livello di acidificazione. A conti fatti, quindi, continuare a utilizzare succo di limone per acidificare l'acqua di mesh o di sparge mi sembra il volersi ostinare ad approssimare un processo. Volendo concludere questo discorso, non voglio dire che il limone non serva a niente in birrificazione. Si possono produrre delle blanche interessantissime, magari mischiando le bucce di limone con altri agrumi, come il bergamotto. I limoni sono un alimento ricco e importante, ma usiamoli per farci una bella limonata, un pollo al limone, un risotto o le linguine. Ma per favore lasciate in pace le vostre birre e prima ancora i vostri mesh. Bene amici homebrewers, anche per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Non vedo l'ora di leggere i commenti che usciranno sotto questo video. Prima di salutarvi desidero ringraziare Matteo per avermi affiancato in questo video, con la speranza che questa collaborazione possa ripetersi nel futuro. Io vi invito ad iscrivervi ai nostri canali YouTube se non siete ancora iscritti e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao homebrewers!